il lavoro prima di tutto, ma che sia un lavoro stabile, altrimenti pensare di lasciare il tetto dei genitori diventa una follia. Questa è la risposta dei giovani baresi alla ennesima provocazione del ministro Renato Brunetta, che ipotizza una legge per mandare fuori di casa i bamboccioni, cioè quei giovani che hanno superato la maggiore età da un pezzo, ma non ne vogliono sapere di andarsene a vivere per conto loro. Stiamo lavorando presso le società, non ci pagano da anni. Come facciamo ad andare da soli, metti il caso, fuori di casa a 18-19 anni? Beh, la legge se la fa ognuno, cioè. Secondo me è così, cioè, che chi sa che deve lavorare, lavora. Chi rimane a casa a 30 anni non ha capito niente della vita, diciamo. Mi trovo proprio in una situazione molto simile. Purtroppo le difficoltà sono tante ed è facile magari fare delle dichiarazioni a livello proprio teorico, però poi il mondo del lavoro ci pone tante di quelle difficoltà. Gli argomenti non mancano dunque, ma se qualcuno pensa che l'uscita del ministro sia stata originata dal malcontento degli adulti, sbaglia di grosso. Prima di mandarli fuori, il signor Brunetta dovrebbe trovare più posti di lavoro, perché nessun giovane è felice di stare fino a 30 anni, fino a 35 anni con i genitori. I figli sono i figli, se non hanno dove andare che fa? Li butti fuori, in mezzo alla strada? No, non mandare fuori i giovani. Perché? Perché no, perché hanno bisogno di lavorare. Bisognerebbe cambiare il modo di vivere. E quindi trovare posti di lavoro, se ne vanno prima. Se non hai grana non mangi, se non mangi non guadagni, cosa si fa? La legge anti bamboccioni, insomma, non entusiasma la gente comune e difficilmente l'idea del ministro Brunetta potrà trovare attuazione pratica.